dolore alle ginocchia, il respiro nelle orecchie. È vivo. Non vuole saperlo, ma non può tapparsi le orecchie né serrare gli occhi. È già sordo, è già cieco. Sente e vede solo se stesso. Cerca l'uscita, la strada del ritorno. Tasta nello spazio stretto. Sbatte ovunque e trova solo se stesso. Non ricorda come è arrivato qui, legato, trascinato, scaraventato fuori dall'aereo, liberato, legato di nuovo, incatenato, le mani infilate in guanti imbottiti, occhi e orecchi avvolti dal nastro adesivo, incappucciato, bocca e naso coperti, sbattuto a terra, abbandonato. Solo carne, un mucchio di carne appallottolata. Onde Lui che tremano, la voce della terra. Sente la voce, la propria voce, carne imballata che canticchia. Il tuo il canto signore si fa più intenso, non ti prende ha vigore, abbandonato. Esplode in un urlo. L'urlo scuote le pareti del cranio, graffia la gola, comprime i canali uditivi e poi si interrompe. Un colpo, stivale, un calcio sulla schiena, è la fine. Cade sul fianco, le ginocchia di nuovo bruciano libere, la testa tra i detriti. Eccolo. Giunto alla fine, in qualche angolo del mondo, un detenuto. Io, Rashid. Le fiamme dell'inferno siano la vostra vita. E lì rimarrete in eterno. Ma cosa ti insegna a comprendere cos'è realmente l'inferno?